Il clan Rubino dettava legge nelle strade del centro storico di Palermo e imponeva il pizzo ad almeno una decina di piccoli commercianti e ambulanti bengalesi. Non era affiliato alla mafia, si muoveva autonomamente. Le indagini e la squadra mobile partirono da un tentato omicidio ripreso alle telecamere della videosorveglianza. Uno studente gambiano, Yusuf Asusso, prese le difese dei commercianti stanchi di subire soprusi. Gli spararono un colpo di pistola alla testa, rimase miracolosamente vivo, dell'agguato fu accusato Emanuele Rubino. Questi me li dai per i carcerati e se fai denuncia ti ammazzo, dicevano i malviventi e i commercianti per farsi dare i soldi. Fartì così la compatta ribellione delle vittime del Pizzo che denunciarono senza tentennamenti. Nel processo d'appello per le estorsioni aggravate dalla discriminazione razziale, la quarta sezione della Corte d'Appello ha confermato l'assoluzione di Vincenzo Centineo. Sono stati invece condannati Emanuele Campo a 5 anni e mezzo, Giovanni Castronovo a 6 anni e 10 mesi, Carlo Fortuna a 3 anni e 8 mesi, Emanuele Rubino a 9 anni e mezzo, Giuseppe Rubino a 9 anni e 5 mesi, Alfredo Caruso a 5 anni e mezzo e Santo Rubino, ad otto anni e cinque mesi.